Hai visto i restanti conto dei ragazzi o no? Chiara, 14.000 euro di estetista. È pelosissima. Si scopava una professoressa? L'hanno anche beccato scoparsi la bidella e la segretaria di facoltà. Mia figlia non lavora, tu cosa fai? Avevo un'attività che ho dovuto chiudere perché era un po' troppo avanti per Milano. E verso Brescia era? Capriate. Dimmi quello che farei adesso. Andare luna di miele a Bali, 6 mesi. Il minimo ci vogliono 6 mesi a Bali per rinfrescarsi le idee. Io non sarò eterno. Papà, io sono pronto. È giunto il momento che mi passi la mano. Dobbiamo variare, diversificare. In che senso? Compriamo l'Inter. Veloci, veloci! Shh. Abbiamo fatto bancarotta fraudolenta. Noi siamo latitanti, dobbiamo sparire. Pazzesco, eh. Pensare che c'è della gente che va alle Maldive quando c'è Taranto. Ho bisogno del mio parrucchiere. Bisogna fare una cosa che voi non avete mai fatto. Cioè? Lavorare. Sì, ok, adesso non esageriamo. Preferisco dirglielo subito, con me la tecnica bastone-carota non è che funzioni tanto, eh. Se vuoi usiamo la tecnica bastone-bastone. Senti, hai avuto esperienza tu con i ristoranti? Diciamo che a Milano quelli che vale la pena li ho provati tutti. Tu? Vorrei venderle questa melba. La merda? Sì. L'importante è provarci, ci vuole buona volontà. Io ti do una consulenza d'immagine, ti svolto il locale, te lo faccio figo, sono di Milano, so come si fa, e in amicizia ti chiedo 1.000 euro. Ma vaffanculo.